camerino variopinto e sciocco è il protagonista al centro di questa scena. Vestito di rosa, con le braghe squarciate, come dettava la moda di allora, il nostro ragazzotto tende il palmo della mano all'austera donna alla sua sinistra, che si appresta a leggergli il futuro guardandolo dritto negli occhi. La donna ha anche una gallina, ingrediente necessario, si sa, per ogni magia. La testa penzola gli fuoriesce dalla tasca. Il giovane però non guarda la donna, la testa girata indietro, chiamato da un tizio che gli intima di fare attenzione. Lo mette in guardia o lo distrae? Non è chiaro. Il ragazzo tiene alta e salda la borsa con la sinistra, ma nel frattempo uno scugnizzo scalzo, nascosto dietro le sottane della veggente, alleggerisce lo sprovveduto di una catena d'oro. La catena esce fina dalla tasca inguinale del bell'imbusto, una tasca gonfia e mezzo aperta. Quel filo d'oro a significare che a seguire gli istinti ci si pente spesso. Una donna più anziana dello sfondo a destra segue la scena compiaciuta. L'adescamento è riuscito. È una scena di taverna quella che illustra Leonello Spada, autore di questo dipinto. Le osterie della Roma barocca, piena di prostitute, ladri, ubriachi e fattucchiere, erano care agli artisti che, seguendo l'esempio del Caravaggio, vi cercavano la realtà della vita vissuta. Luoghi dove gli sprovveduti potevano farsi leggere la mano per cercare di conoscere il futuro, mentre il presente si prendeva gioco di loro. Ma Leonello non ci travolge con l'umanità folgorante delle figure caravaggesche. La sua messa in scena è tutta di facciata, un balletto sul palco stretto del proscenio. È un'illustrazione più che un coup de foudre, un ammonimento più che un doloroso rimorso.